Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi a Comico. Ragazzi, come potete vedere qua dietro questa scritta enorme di Comicon. Questo perché? Perché ragazzi, anche oggi andrò a rompere palle ad alcuni cosplayer che già sto vedendo qua in giro. Ragazzi, ma prima di iniziare, come al solito, lo sapete già, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fare tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che oggi raga vedo un bel po' di gente, Raga, allora qua c'è sta uno che deve dire una cosa. Cosa? L'organizzazione del comico. Assolutamente, organizzazione sotto zero. Complimenti. Ok, perché? Però mi devi dire il motivo. Vieni qua. Siamo disorientati al massimo. Non c'è una piantina, non c'è dello staff che indica le persone. C'è solo una confusione inutile. E dove devono mettere lo staff che dicono dove si trovano i cose? Io penso che almeno in ogni area ci deve stare un riferimento. Tipo le indicazioni per la strada. Non credi? Beh sì, effettivamente. Io è la seconda volta che c'è vengo qua. Quindi me devo muovere con la cartina, sì, effettivamente. Raga. Quindi d'accordo. Mettete tipo le indicazioni stradali. Anche no? Questo, non solo, ma anche delle persone che diano delle giuste risposte. Delle giuste risposte. Vabbè raga, quindi avete visto così. La regina allora, fuori, no, non è come... No. Allora, si chiama Eret e fa parte di un mondo di Minecraft. Un mondo di Minecraft. Raga, se la conoscete scrivetelo qua sotto nei commenti. Tu invece sei con tutto sto ben di Dio d'armatura. Ma t'hanno... Come cazzo t'hanno fatto entrare a te, zico? Tutto sto ambaradam. Me lo chiedo anch'io. Tu che personaggio sei tu? Sono Armin di Attack on Titan. Senti Armin, va Monaco, oggi nuovo format, rompo un po' le palle, nuovo format, dai un voto a lei da 1 a 10 il suo cosplay, però deve essere bello stronzo cattivo, mi raccomando, dai un voto. C'ha pure gli accessori, dai. C'ha pure la... E quindi, e quindi il tuo voto, Otto. Invece a te fate vedere. Tu invece fate vedere a loro, raga, scrivete anche voi nei commenti qua sotto che voto gli date a sti due bei cosplayer. Invece il tuo voto a lui quanto è, da 1 a 10? 8 e mezzo. Senti, dimmi una cosa, cos'è che a te non ti piace del tuo cosplay adesso? Del mio? Del tuo. La gonna, perché come dovrebbe essere? Che non dovrebbe avere i dettagli che c'ha sotto. No, e poi è scomoda. È scomoda, fagli vedere bene, vedi, vedi, è un po' scomoda. E quindi a lei c'ha la gonna che non è come, quindi gliela abbassi o lo resti uguale il vuoto? No, vabbè, la gonna che deve fare, mica se la può tagliare. Quindi lo lasci così, vuoto. Invece del tuo cosplay, cos'è che non ti piace? Questa qua forse come l'ho fatta è un po' scomoda da... perché quando devo mettere il braccio c'ho questo... C'è sto coso che è un po' impiccia in mezzo. Quindi il voto che fa? Io lo lascio stesso? Sì, perché è un fatto in cui... Anche se è scomoda, comunque la tiene. Va bene lo stesso. Allora raga, ma se vi chiede un bacio piccolo al volo, votate sì, dai, datevi un bel bacetto. Invece c'è sta Barbie che è venuta direttamente dal film. Ehi Barbie! Hi Ken. Ehi Barbie, io continuo proprio in loop, continua sta cosa. Senti, come te chiami? Roberta. Roberta, perché hai scelto sto personaggio, Robè? Perché Barbie è il mio personaggio preferito, insegna che si può fare tutto e quindi quest'anno uscirà il film. Hai dimenticato la cosa più importante? Che Ken è un accessorio. Oltretutto che Barbie è una strafiga, diciamo. Diciamo. Senti, io ho visto che tu sei andato proprio sui ci sei andato sui cosi qua, sì, sui roller al comico. Fate un giro, fate vedere il giretto zia. Se sanna ragazzi, come ho detto qua anche agli altri cosplay, votate da 1 a 10 a Barbie Roberta, quanto è figa, quanto è bello sul suo cosplay, votate qua sotto quanto siete belle. Allora innanzitutto chi sei? Chun-Li di Street Fighter. Tu invece sei? Mezuko Kamado di Demon Slayer. Mezuko, effettivamente sì. Ci può stare un Mezuko, c'è posta. Senti, perché? Quanto sei figo? Anche tu sei fighissimo! Perché c'hai la corna? Vieni qua, fatti vedere la corna in testa. Perché sei cornuta? Perché è la forma d'attacco, la forma demoniaca. E quindi riesce il corno così. Senti, dai un voto da 1 a 10 a lei. Qualche voto gli dai? 10. Gli dai un per 10. È figa. Senti, tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? 1000.
6.000. Senti, cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay? Picchiare le persone. Quello è fare. Del tuo cosplay adesso, okay, cos'è che potresti aggiustare, migliorare? Ok, sicuramente alcune cuciture, perché l'ho fatto abbastanza di fretta. L'hai fatto tu, però devo dire, raga, è fatto bene, raga, sì. Fatta vicina, fatte vedere. Votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a ste due belle tipe, quanto siete belle. Tu invece c'ha la cucitura che potrebbe essere meglio, lo abbassi il voto o io lascio stesso. No, ma è bello perché l'ha fatto lei. È bello, quello è bello, è rustico proprio. Senti, invece del tuo cosplay cos'è che potresti migliorare? Conciare meglio la parrucca. O il corno. Ho capito perché le persone sbattono sotto le porte quando sono cornute, perché è terribile. Perché c'ha la coce, è stata cornuta. E quindi io lascio lo stesso il 1000.000 o gliela abbassi un po'. Che lo dici? Lo stesso glielo lascio. E allora ragazzi, e datevi un bel bacetto, un bel abbraccio a tutte e due. Oh! Con... Aquaman senza la C, perché se lo scrivete con la C muoiono i professori di italiano. Però se volete farli morire per saltare le prove invalse, esistono ancora, non lo so, gli esami di maturità, scrivetelo con la C. Quindi Aquaman. No, facciamo solo. Vabbè, Aquaman, ok. Allora, Aquaman, tu sei Roger Rabbit. Senti una cosa, dagli in voto da 1 a 10 a sto Aquaman. Quanto gli damo? Ma 11. Oh, esageria. Tu invece dagli in voto da 1 a 10 a sto Roger Rabbit. Ma posso esagerare? No, devi essere proprio cattivo. Devi essere stronzo, sì. 12. La dozzina fa sempre bene. Senti, Aquaman, cos'è che non ti piace del tuo cosplay adesso, che potresti migliorare? Te lo dico nell'orecchio. Dillo. Ho dimenticato la conchiglia. Hai dimenticato il conchiglione. Che fa rima con coglio, no. Quindi allora lui non c'ha il conchiglione. Che fa? Glielo abbassiamo un per voto, che dici? Glielo abbassiamo un po'. No, io lascio lo stesso. Invece del tuo cosplay cos'è che potresti migliorare che non ti piace? Io ho perso Jessica. Serve una Jessica Rabbit. Ti serve una Jessica. Può fare lui Jessica Rabbit. Jessica lo può fare lui, che dici? E zine c'è stano, c'è sta tutto, zi. E allora raga, lui è un 12, hai detto 10, 12, ma datevi un bel bacetto qua. Datevi un bel bacetto qua al volo. E date per bacetto. Ragazzi, mamma mia, sono emozionato, ragazzi. Sono visibilmente emozionato. Perché sono con Jack Sparrow. Ragazzi, Jack Daniels, quello è Jack Sparrow. Jack Daniels, Jack, sì, Daniels. È il fratello. È il fratello, il cugino. È il cugino. E tu invece che personaggio sei? Elizabeth Swan. Elizabeth, pure tua cugina. Senti, che voto gli dai? Vabbè, che voto gli dai? Sì, però famo, che voto gli dai da 1 a 10 a lui, dai? 100. Raga, scrivete qua sotto nei commenti voi che voto gli date a loro da 1 a 10. Mi raccomando, raga, non fate gli stronzi, che vabbè, cioè, tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? 10, ovviamente. 10, ovviamente. Elizabeth. Senti, ma dimmi una cosa, qualcosa del tuo cosplay che non ti piace che potresti fare meglio? Tutto, potrei fare tutto dalla testa ai piedi, lo potrei rifare da capo e farlo meglio 100 volte. E quindi, perché quello è il cosplay alla fine, no? Potrebbe rifarlo meglio. Io abbassiamo il voto, io lo lascio stesso. No, io lo lascio lo stesso. Che carina. E tu invece del tuo cosplay cos'è che non ti piace che potresti aggiustare? Forse una parrucca migliore. Forse una parrucca. Perché sui tuoi capelli o la parrucca? No, è una parrucca. Io pensavo fossero i suoi capelli, raga. Poi c'è la parrucca. Stanno bene. Ti stanno bene. Sono i miei, sono proprio miei. Sei fatti proprio così. Sei fa belli, bellissimi, raga. Sono nato con i rasta. Sei nato con i rasta. Con chi sei tu? Hana, tu sei? Shirashi. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Di la verità, non suona bene. Raga, scrivete nei commenti, raga, che voto gli date? Allora, fate vedere, ma quanto siete fighi. Senti, allora, gli diamo un voto da 1 a 10. Quanto è figo lui da 1 a 10? Più di 10. Tu invece da 1 a 10 a quanto gli dai a lui? Va oltre i limiti. Allora, raga, c'è qualcosa del tuo costume che potresti fare meglio? Cos'è che non ti piace, che potresti migliorare?
Le scarpe. Le scarpe, che scarpe? Dei tacchi, ci vogliono, esatto, i tacchi, il tacco 12 da spogliarellista, esatto, quello ci vuole. Tu invece cose che potresti fare meglio che non ti piace? Io stesso problema, trovate anche tipo delle ballerine con i calzini bianchi, non lo so. Bello, molto seschi devo dire, molto infatti seschi. E allora raga, qua abbiamo proprio i voti belli forti. Io damo un bel bacetto, datemi un bel bacetto, che belli che siete! Raga, qua siamo invece con... Allora, Jolene unita alla sposa di Kill Bill. Quindi ha fatto la fusione. Certo, fa. Quindi anche loro fanno le fusioni, certo, come certo a Dragon Ball, fusione se si unisce. È un'ottima idea in realtà, dovremmo più spesso. Tu invece sei... Capitan America versione Endgame. Endgame. Senti, io damo un voto a sto Capitan America da 1 a 10. Che voto gli dai? Allora, devo dire, da bene, materiali a forma, silhouette, torna tutto, è brilluccicante, meraviglioso, bravissimo. Io ti do anche un 10, grazie, volentieri. Tu gli dai un 10? Certo. Gli diamo un 10. Tu invece che voto gli dai a sta Jolene? Io 10 lode. 10 lo! La lode proprio. Io sono un appassionato dell'anime, quindi. E quindi ci sta, ci sta. Senti, cos'è che non ti piace del tuo cosplay che potresti fare meglio? Mi metterei 10 cm in più io fisicamente. Vabbè, quelli date, metti il tacco qua a zeppa e te. No, senza tacchi. Sta senza tacchi. Vede, ma sto anche senza tacchi. Sta senza tacchi, quindi lui c'ha l'altezza che è un po' così. Che fai? Io la abbassiamo un po'. Le funzioni funzionano, quindi niente da dire. Perfetto, ci sta, ci certo sta. Invece del tuo cosplay, cos'è che potresti migliorare che non ti piace tanto? Ti dico, mi hanno preso la spada, l'avevo appena comprata e me l'hanno già ritirata. Però mi piacerebbe avere per posare. Stai senza spadone, non c'ha la spada. Beh, c'è la spada dei Trunks, eh. La spada dei Trunks. E allora, raga, con sti voti alti, ragazzi, votate in berbocetto tutto e tutto. Datemi in berbocetto. Dai, Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma qua romperò i coglioni a qualche cosplay. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Tutti insieme, ciao cari!